I pasticciotti presentano il fumetto e il discorso diretto. Il discorso diretto è quello che una persona o un animale fantastico dice direttamente, senza bisogno del narratore. È come avere colui che parla di fronte a noi. In un testo scritto, per segnalare che qualcuno sta parlando, si usa una punteggiatura speciale. Precisamente, le parole vengono messe tra virgolette. Facciamo degli esempi. Lucia chiede, due punti, aperte le virgolette, lettera maiuscola. Ti serve qualcosa? Chiuse le virgolette. Marco risponde. No, grazie, sono a posto così. Le virgolette in cui si inseriscono le parole possono essere di tre tipi. Virgolette alte singole, dette anche virgolette inglesi. Virgolette alte doppie, dette anche virgolette italiane. E virgolette basse doppie, dette anche virgolette francesi. Quando ci sono immagini o storie rappresentate da sequenze di immagini, il discorso diretto viene scritto all'interno dei fumetti, chiamati anche balloon. I fumetti sono nuvolette, segni grafici simili a uno sbuffo di fumo, utilizzate all'interno delle immagini per riportare il dialogo tra i personaggi. Il termine fumetto, pertanto, indica sia il segno grafico della nuvoletta, sia il mezzo di comunicazione stesso, generalmente in formato cartaceo, che col tempo è diventato una sorta di genere letterario, derivante dalla fusione di immagini e testo scritto. Quando si legge il discorso diretto, sia esso scritto in un testo o contenuto in un fumetto, si cerca di imitare la voce di chi parla, manifestando le sue emozioni. Il fumetto è molto utile in questo, perché esistono varie tipologie di nuvoletta, che danno indicazioni specifiche sul tono di voce e sul volume da usare. Vediamole una ad una. Quando le parole sono pronunciate con voce normale, esse sono inserite nella nuvoletta classica, formata da una linea curva chiusa. Se le parole sono sussurrate, invece, il contorno della nuvoletta è tratteggiato. Al contrario, quando le parole sono urlate, il contorno del fumetto è formato da una linea spezzata, come questa. Quando le parole sono pensate o sognate, la nuvoletta classica è collegata alla testa del personaggio da alcuni cerchietti. Quando le parole vengono pronunciate da più personaggi contemporaneamente, la nuvoletta classica presenta varie aperture che si collegano alle bocche dei vari personaggi che stanno dicendo la stessa cosa nello stesso momento. Infine, quando le parole provengono da una radio, un telefono, un televisore o un computer, si usa questo particolare fumetto, dove il collegamento tra nuvoletta ed elettrodomestico è rappresentato da una specie di saetta. Se le parole provenienti dal mezzo di comunicazione sono urlate, la nuvoletta avrà il contorno spezzettato, altrimenti il contorno sarà costituito da una normale linea curva. Spesso nei fumetti si incontrano anche le didascalie, che non sono dialoghi, ma brevi descrizioni, solitamente incasellate in rettangoli gialli posti sopra le immagini, che contestualizzano la storia o che la commentano.
le cerchiamo in rosso per metterle in risalto. Talora, per indicare emozioni e sentimenti, si usano anche simboli grafici, come cuoricini, che esprimono amore, stelline, per indicare dolore o stordimento, e lampadine, per far capire che al personaggio è venuta in mente un'idea. Si usano anche linee cinetiche, trattini o lineette che creano l'idea del movimento o della velocità. Nei fumetti troviamo anche le onomatopee, ossia parole che riproducono o evocano un suono, come il verso di un animale o il rumore prodotto da un oggetto o da un'azione. Le più comuni sono bang, per indicare una pistola che spara, e splash, per evocare l'idea di un tuffo. Quando un personaggio del fumetto sta dormendo profondamente, si usano tante Z, e quando russa si usa ronf o snort. Il suono crash indica generalmente qualcosa che si distrugge e va in mille pezzi. Sig lo fa chi sospira, di solito in preda alla tristezza e allo sconforto. Pow è l'onomatopea che evoca il rumore di un pugno. Dreen è il suono del telefono o di una sveglia. Roar è per eccellenza il verso di una belva feroce, mentre vroom è il rumore di un'auto che sfreccia veloce. Mumble mumble indica il rumore del pensiero. Hic è l'onomatopea del singhiozzo, soprattutto quando derivante da ubriachezza. Slurp è il suono che emette qualcuno che sta mangiando qualcosa di delizioso. Smack è il suono di un bacio, mentre gulp indica stupore, e così via. Le onomatopee sono davvero tante. Ma ora torniamo indietro nel tempo per scoprire come è nato il fumetto. In epoca medievale era consuetudine narrare storie attraverso una sequenza di disegni. In questo modo anche gli analfabeti potevano comprendere queste storie. È il caso, ad esempio, della Bibbia dei poveri. Anche l'arazzo di Bayeux può considerarsi un antenato del fumetto moderno. Si tratta di lunghe strisce in tessuto ricamato che descrivono per immagini la conquista normanna dell'Inghilterra del 1066. Ogni scena è corredata da un breve commento in lingua latina. Inoltre, soprattutto negli affreschi a tema religioso, era diffusa la pratica di scrivere parole uscenti dalle bocche di alcuni personaggi, in modo da dare un'idea di ciò che stessero dicendo. Basti pensare all'Annunciazione di Simone Martini e all'Annunciazione di Cortona del Beato Angelico, in cui dalla bocca dell'angelo escono parole dorate. Altre volte, tra le mani dei santi o degli angeli, si dipingevano rotolini di pergamena, simili a filatteri ebraici, su cui si scriveva il messaggio che si voleva comunicare. Nella predica dei morti, all'interno della Sacra di San Michele, due scheletri parlano ad un gruppo di fedeli attraverso due cartigli che invitano alla pietà per i defunti. Ma la nascita del fumetto moderno si fa risalire all'ideazione del personaggio di Yellow Kid da parte di Richard Felton Outcault, che diede il via all'industria del fumetto statunitense come fenomeno di massa. Yellow Kid, il bambino giallo, esordì sul New York World del 7 luglio 1895. Era un bambino calvo, con le orecchie a sventola,
vestito con un camicione giallo su cui venivano scritte le battute che pronunciava. In Italia il fumetto fu introdotto grazie al Corriere dei Piccoli, la prima rivista settimanale di fumetti italiana, pubblicata per 88 anni a partire dal 1908. All'inizio, però, nel Corriere dei Piccoli non c'erano le tipiche nuvolette dei fumetti, ma il dialogo veniva riportato in un cartiglio illustrativo in rima, posto sotto la vignetta. Solo successivamente, nell'immediato dopoguerra, si incominciarono a pubblicare le storie con le nuvolette. Tutto chiaro, ragazzi? Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.